Giulia Cosenza di intervenire l'ultima iscritta. Grazie Presidente. Innanzitutto vogliamo annunciare come gruppo Fratelli d'Italia il voto favorevole all'adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge per le celebrazioni del 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti, che cadrà il 10 giugno 2024. Conosciamo la storia di Matteotti, ma la ricordiamo. Quando fu ucciso, Matteotti aveva solo 39 anni, ma alle spalle aveva già un lungo impegno politico, iniziato oltre 20 anni prima e vissuto sicuramente con coraggio e passione. Aveva infatti molto spesso assunto posizioni scomode e difficili. Durante la Prima Guerra Mondiale si espresse così fortemente contro la partecipazione dell'Italia al conflitto da essere condannato al confino in Sicilia dal 1916 al 1918. Ricordiamo che, tornato alla politica fin dal 1919, fu tra i più strenui oppositori del fascismo. Nel 1920 e nel 1921, nell'ambito del Partito Socialista Italiano, si oppose alla fazione comunista, che non aveva ancora dato vita a un partito per conto proprio. Nel 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma, fu espulso dal partito insieme a Filippo Turati, Giuseppe Modigliani, Claudio Treves e altri, tutti accusati per aver partecipato alle consultazioni del re per la formazione del nuovo governo. Gli espulsi fondarono il Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti divenne segretario nazionale. Fu eletto deputato nel 1919 e nel 1921. Lo fu anche nelle elezioni dell'aprile del 1924, con la nuova legge elettorale che attribuiva un premio di maggioranza alla lista che risultasse la più votata, a condizione che superasse il 25% dei voti validi. I risultati pubblicati dal Ministero dell'Interno attribuirono il 60% dei voti alla lista nazionale guidata da Benito Mussolini, che includeva non solo candidati fascisti, ma anche parecchi liberali come Orlando, Salandra, ex popolari, cattolici e tanti altri ancora. Il 30 maggio Giacomo Matteotti intervenne alla Camera dei Deputati affermando che nessun elettore italiano si era trovato libero di decidere con la sua volontà a causa delle intimidazioni durante la fase di presentazione delle liste, nel corso della campagna elettorale e anche nei seggi. Di conseguenza affermò che era dubitabile che la lista nazionale avesse ottenuto quel 25% necessario al premio di maggioranza. 11 giorni dopo, il 10 giugno, giorno nel quale era atteso un suo nuovo intervento alla Camera, uscito dalla sua abitazione sul Lungotevere, veniva caricato con forza su un'auto da una squadra di 5 uomini, parte di un gruppo segreto fascista legato al Viminale, che si era scelto il nome di CECA, cioè quello della polizia politica sovietica. Secondo le ricostruzioni, Matteotti lottò. Uno dei sequestratori lo colpì mortalmente con un pugnale. I 5 finirono per seppellire sommariamente il cadavere. Amerigo Dumini, che comandava la squadra, fu arrestato 2 settimane dopo. Dal punto di vista politico, la vicenda mise per mesi in gravi difficoltà il primo ministro Mussolini, da molti indicato come il mandante, che ne uscì con il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, nel quale affermò di assumersi ogni responsabilità di quanto era avvenuto. Dal punto di vista giudiziario, nel 1926, Dumini e altri 2 uomini della squadra furono condannati a 4 anni, di cui 3 cancellati da un'amnistia per omicidio preterintenzionale. Nel 1947 si tenne un nuovo processo, in cui Dumini fu condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. 6 anni dopo, però, fu scarcerato, in virtù dell'amnistia promossa e voluta da Palmiro Togliatti, capo del Partito Comunista. L'insegnamento che si deve trarre in questa data, in questa fase storica, in cui i valori di un paese veramente democratico non possono che essere condivisi dalla figura e dalla vicenda di Giacomo Matteotti, oltre naturalmente al rifiuto e alla condanna della violenza nel confronto politico, da qualunque parte provenga, e all'importanza del rispetto delle regole democratiche, cose che riteniamo tutti scontate, ma che è sempre bene sottolineare e ribadire, è quello di difendere sempre il diritto che un parlamentare, un esponente politico, è anche un dovere.
di denunciare le storture, di criticare quanto si ritiene metta in pericolo le istituzioni, di esprimere le proprie convinzioni su quale sia il bene della nazione e delle sue istituzioni. Auspichiamo che tutto questo emerga nello studiare la figura di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte. Presidente, vorrei concludere citando una frase del discorso di Matteotti del 30 maggio del 1924. Al Presidente della Camera, che lo invitava a proseguire il suo intervento nonostante le interruzioni dei tanti avversari, il Presidente gli disse di farlo prudentemente. Rispose: io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentarmente. Ecco, il parlamentare deve sempre parlare come tale, esprimendo le sue convinzioni su ciò che è l'interesse della nazione e dei suoi concittadini. Questo è il nostro diritto e ancor più il nostro dovere. Per questi motivi ribadisco il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.